i nostri autori si divertono a giocare con quella voce per raccontare qualcos'altro. E non so che cosa ti abbiano dato i nostri autori Alessia Allora, ti e dico che Damiano, cosa? però mettiamo anche una musica degna per Grazie. questa cosa, dove la voce di grandissimi attori, e lui un attore stesso molto bravo, interpreterà sicuramente non un passo tratto da Sartre o da Pirandello o da Ionesco, ma qualcosa di più leggero. Prego, Alessandro. No, ma che cos'è? Gente, ma che cosa va? Va bene che la voce di Richard Gere è Richard Gere, sì, allora, bella, sensuale. bella, bella, Va bene, vai. bella, perché è in Silenzio, tema, vai. perché questa cosa è una cosa che vi invito a fare, cioè questa. Lava con cura le ostriche sotto acqua corrente, sfregando le valve con una spugnetta. Valve. Aprile una alla volta, introducendo tra le valve la punta di un coltellino. Esercita una leggera pressione rotatoria verso l'alto e fai scorrere la lama per tutta la lunghezza dell'ostrica. A mano che esegui questa operazione, raccogli con cura in una ciotola l'acqua di mare contenuta nelle valve inferiori. Quindi filtrala e tienila da parte. Stacca delicatamente i molluschi delle valve e pulisci queste ultime sotto il getto dell'acqua corrente. Emulsiona l'acqua di mare filtrata con l'olio di oliva e il succo di limone e profuma con una generosa macinata di pepe. Sbuccia gli spicchi d'aglio e tritali finemente. Adagia nuovamente i molluschi nelle loro valve. Cospargi con erbe aromatiche tritate, l'aglio e il pangrattato e irrorali con l'emulsione preparata. Versa sulla placca del forno il sale grosso e disponi sopra le valve. Gratina in forno preriscaldato a 230 gradi per 5 minuti. Quindi sforna e disponi tre ostriche in ogni piatto individuale, completando con gli spicchi di limone e servendo immediatamente in tavola e quindi magna. Grazie.